Iqbal è un film TV drammatico del 1998 diretto da Cinzia T.H. Torrini, ispirato alla vita del bambino pakistano Iqbal Masih. Ci sono diverse ragioni per le quali oggi nel mondo c'è forte sensibilità verso il fenomeno del lavoro minorile, persino in alcuni paesi della messa in schiavitù di bambini. Una di queste ragioni è stata ed è l'eroica vicenda di un bambino pakistano, Iqbal Masih, che ebbe grandissima risonanza. Un bel film TV prodotto dalla Rai e curato da una brava regista, girato tra il Marocco e lo Sri Lanka, con attori indiani tra i quali il bravo Roshan Seth, fedele nella ricostruzione degli eventi con piccole concessioni narrative, non risparmia nulla della vicenda e ci sono non poche situazioni particolarmente dure da digerire. La vendita del bambino a produttori di tappeti, il lavoro terribile, le punizioni, violenze fisiche e sessuali, torture, corruzione della polizia e dei politici, persino bambini morti o feriti facendo i fantini per le gare di elefanti. Iqbal entrerà in contatto con dei sindacalisti di sinistra che si battono contro la schiavitù minorile e contro un establishment che nega il problema a tutti i livelli. Riuscirà a liberarsi e a liberare i bambini della sua fabbrica e agirà concretamente ancora per molti altri, mentre si sforza di andare a scuola finalmente, di imparare a leggere e scrivere con una missione chiara in mente. Personaggio eccezionale. Da brava fiction, per tutte le brutalità peggiori non vengono edulcorate, semplicemente non vengono mostrate ma lasciate intendere. Un film d'autore sarebbe stato più realistico, ma forse avrebbe impedito la visione del film in prima serata televisiva o a scuola. Per capirsi, io avrei fatto vedere ai bambini anche quello d'autore, ma in Italia sappiamo come stanno le cose, facciamocene una ragione, è un paese per vecchi. Fa niente, per una volta lo voglio dire, fa niente, il messaggio e la conoscenza della storia del bambino sono prioritari e quindi che ci si adegui pure al grande pubblico. Il film tutto sommato non è affatto male, voglio sottolinearlo. È solo, come dire, col freno un po' tirato. Onore in ogni caso alla Rai e alla regista Cinzia T.H. Torrini per l'averlo prodotto. Dopo aver ritirato il premio ed essere diventato un simbolo internazionale della lotta contro lo sfruttamento minorile, Iqbal torna in Pakistan perché i sindacalisti sapevano di averlo messo in pericolo. Dove la mattina del 16 aprile 1995, mentre gioca insieme ai due cugini con un aquilone regalatogli da Casi, viene ucciso da un colpo di pistola sparato da un sicario della mafia dei tappeti.